eccoci qua. Guardate che bella, perché questa Lotus è veramente elegante e bella nello stesso tempo. Infatti le linee sono semplici, pulite. Questa per assurdo sembra più calma, più tranquilla. E invece no, perché poi, come vedremo, ha da erogare veramente tanti cavalli. Però sono riusciti a realizzare quasi una piccola Gran Turismo nelle linee. Per quanto riguarda le gomme e i cerchi, è asimmetrica, ovvero monta dei 18 davanti e dei 19 al posteriore. I 18 sono dei 245-45 di spalla e i posteriori sono delle 275-35. Bellissimo anche il posteriore, perché ha questo spoiler integrato che nasce proprio dai lati della parte posteriore ed è completamente a filo con la carrozzeria. Veramente bello. I fari posteriori rotondi, a dir la verità, un po' da dietro ricorda qualche Ferrari. A me personalmente ricorda la California. Però è una di quelle macchine che sono veramente omogenee nel design tra anteriore e posteriore, non ci sono vizi strani. Molto bello anche il V6 che si vede dall'1.8 posteriore. Adesso ragazzi non ci manca che accenderla, provarla e vi racconterò ancora un po' di sensazioni alla guida. Andiamo! Eccoci alla guida di una bellissima Lotus Evora, auto del 2010 con 80.000 km. Oliver, il proprietario, la sta veramente tenendo in maniera splendida, perché l'auto veramente sembra nuova e anche i sedili. Comunque ragazzi, adesso facciamo così. Vi racconto velocemente la scheda tecnica, poi un po' di impressioni sugli interni e poi passiamo assolutamente alle sensazioni di guida, perché di questa macchina il bello è come ci si diverte a guidarla. Allora, siamo alla presenza di un motore 3500 V6 aspirato. Il motore eroga 280 cavalli con una coppia di 343 Nm che consentono all'auto di raggiungere lo 0 a 100 intorno ai 5 secondi, 4,9, e una velocità massima di circa 270 km all'ora. Motore posteriore centrale trasversale, ovviamente trazione posteriore e cambio manuale a 6 marce. Questo è lo schema dell'auto. Due cenni sugli interni, perché quest'auto si distacca notevolmente dal prodotto a cui siamo abituati da Lotus. Infatti è un'auto molto più borghese di una Lotus Elise. C'è una buona abbondanza di pellame con cuciture a vista, non è assolutamente spartana. Nel tunnel centrale c'è la gestione della climatizzazione. Sopra il tunnel centrale abbiamo la presenza di un doppio DIN di serie e Alpine, però qua è stato sostituito con un Sony che possa anche gestire Auto CarPlay, oltre a essere anche Bluetooth, quindi è stato fatto un upgrade dal precedente proprietario. Strumentazione un po' analogica e un po' digitale, conta chilometri, conta giri analogici e le informazioni su pneumatici, temperature,
computer di bordo, ovviamente digitali. Devo dire che quest'auto stranamente è veramente comoda, perché i sedili, che hanno un bellissimo design, sono assolutamente non costringenti e ti permettono veramente di utilizzare questa auto anche come daily car, cosa abbastanza strana per Lotus, perché notoriamente sono dei go-kart da pista. Hanno tenuto una configurazione globale abbastanza turistica, per cui non ci si affatica assolutamente alla guida. Molto buona anche la visibilità, perché la linea di cintura delle portiere è abbastanza bassa, idem la linea del cruscotto, e quindi si ha anteriormente e lateralmente un'ottima visibilità. Posteriormente è praticamente assente, perché c'è un oblò, non un lunotto, e quindi bisogna sfruttare molto bene gli specchietti in manovra, eh? I consumi, mi diceva Oliver, che ha una percezione più precisa della mia, sì, la sto guidando da qualche ora, però ragazzi, sto pensando ad altro, mi diceva che si possono fare sui 10 km con un litro se non la si tira. Sono presenti un paio di vani per stivare delle borse morbide, uno nel baule e un altro dietro questi due sedili. Tutto sommato, per due persone c'è lo spazio sufficiente per affrontare un viaggio, sempre a patto che si scelgano borse morbide. Due brevi cenni alla parte meccanica. Sterzo. Lo sterzo è uno dei migliori che ho guidato, che spesso è un lato dolente nelle auto sportive. Qui è veramente preciso. È un po' gommato, però comunque ha un ottimo peso. Il cambio è stranamente morbido negli innesti, ma la cosa piacevole è che si sentono tutti i meccanismi quando si inserisce una marcia, quindi hai veramente la sensazione di una cosa meccanica, ma non si fa assolutamente fatica a inserire le marce. Anche la frizione è assolutamente leggera, non stancante, anche in un traffico cittadino non ti stanca la gamba. Il sound è abbastanza castrato, nel senso che anche salendo di giri purtroppo non arrivano quelle sonorità che ci si aspetterebbe da un'auto con un look così sportivo. Bisognerebbe mettergli mano e aprirlo un po', perché si sente veramente poco nell'abitacolo, proprio penetra poco nulla se non sopra i 5000 giri. Parte molto importante è il telaio. Il telaio è un'estrusione di alluminio incollato. Sono riusciti a raggiungere una rigidità torsionale doppia rispetto a una Lotus Elise. Il telaio è modulare, nel senso che è diviso in tre celle. La prima, centrale, che ospita i sedili e il posto guida. Poi c'è quella anteriore, che fondamentalmente è quella che deve assorbire e attutire gli eventuali incidenti. E poi c'è quella posteriore, che deve ospitare il motore. Schema molto semplice, molto funzionale. La macchina, anche se è di contenute dimensioni, comunque arriva quasi a sfiorare i 1400 kg in ordine di marcia, ma devo dire la verità che in misti, anche stretti, assolutamente è agile, come poi vedremo. Ragazzi, adesso bisogna un po' tirarla sta macchina, perché dobbiamo capire le sue doti dinamiche come sono, giusto? E quindi su questa bellissima strada ricca di curve a gomito e assolutamente deserta, visto l'orario strategico in cui sono venuto apposta, nella tutela massima e nella sicurezza massima, la facciamo sfogare un attimo per capire come va. Curve veramente a gomito, si affrontano
inserendo la prima. E voi direte, è possibile? Sì, perché siamo in presenza di un aspirato e quindi per avere un po' di sostanza bisogna tirarla abbondantemente sopra i 3500 giri. Il meglio di sé lo esprime sopra i 4000, e quindi curve molto strette vanno fatte in prima per forza, che si può inserire anche in movimento giocando un pochino con la frizione senza nessun problema, mentre in seconda si rimane un po' in affanno. L'auto è veramente ben bilanciata, merito anche di queste Michelin Pilot che sono eccezionali. È praticamente impossibile fare del sovrasterzo ed è molto molto difficile fare del sottosterzo. Per far entrare l'auto in crisi bisogna veramente esagerare. Eccellente, comunque ragazzi, veramente divertente. Peccato il sound che un po' manca. I freni sono assolutamente buoni, anche la modulazione del pedale è consistente, non va mai a vuoto, hai sempre la sensazione di frenare bene in sicurezza. Manca solo un po' di sound, mannaggia, e qualche è un pochino di potenza sotto, ma ovviamente con gli aspirati è così. Sarei curioso di provare la S con 70 cavalli in più, perché probabilmente sopperirebbe a qualche piccolo ritardo che ha questo aspirato. Comunque hanno realizzato un bel giocattolo, la sensazione è proprio quella di guidare un'auto per divertirsi. Bella, ma va come frena bene anche sotto la curva. Ma vedi come tieni bene, guarda che roba. Bella 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 bella. Beh, interessante ragazzi, io spero che queste prove su strada di auto sportive vi stiano piacendo, perché le sto un po' selezionando, voglio farvi vedere auto proprio non convenzionali, quindi grazie a tutti voi che mi mettete nelle condizioni di far vedere a tutti delle auto così speciali. Adesso riporto l'auto a Oliver, che è stato gentilissimo a prestarmela tutto il giorno. Per noi per oggi è tutto, mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanella qua sotto, così vi arrivano le notifiche. Ancora 4-5 curve e poi la consegniamo, purtroppo, perché è veramente divertente ma non estrema nello stesso tempo, non ti distruggi. Per oggi è tutto ragazzi, un saluto da Dave, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti. Allora facciamo così, adesso io vado sui 30-40. Beh, il baulino è proprio un piccolo loculo, ci stai? Cazzo, ci stai? No, non ci stai. Piccolino, ci sta il marsupio però. Ho detto tutto? Cosa manca? Guido con una gamba fuori.
di Nike, tanto cosa serve? È tanto bella, ma contorsionisti entrare.